Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo che si sta svolgendo presso il BB Albergo La Manna, sito a Taranto, San Vito Taranto appunto, via San Vito 10. Una location elegantissima e una casa quasi abituale di Polifemo. Ho al mio fianco la padrona di casa, la dottoressa Irene La Manna. Irene, grazie per questa possibilità che ci dai in questo Polifemo spesso itinerante. E poi vediamo non solo l'eleganza e la qualità del servizio, ma anche la premura che mette a nostra disposizione, che è nei nostri riguardi. Vediamo delle prelibatezze, degli apericena, li chiamano così, nel nord Italia. E allora Irene, tanto grazie. Grazie a voi, grazie per scegliere sempre la nostra location che metto felicemente a disposizione di Polifemo e di tutti i suoi ospiti, che sono sempre persone distinte e onorevoli, quindi io non posso che essere lieta di questa ospitalità. E ovviamente il piacere poi di ospitare qualcosa di positivo e soprattutto di propositivo per il nostro territorio. Dicevo, sono persone onorevoli, ci sono gli onorevoli che sono onorevoli pur non stando in Parlamento e ci sono poi quelli che sono onorevoli di titolo e stanno in Parlamento ma non lo sono nella vita, cose che capitano. È questione di accenti. Certo. E allora Irene, intanto come stai vedendo questa campagna elettorale? Un guazzabuglio? Un gran casino. Diciamo che è una campagna elettorale difficile seguendo un po' una battuta un po' sarcastica di questi giorni, direi che non si può neanche più augurare ponti d'oro al nemico che fugge, perché purtroppo i ponti crollano e quindi dovremmo pure pagargli il funerale. Indubbiamente la campagna elettorale che si sta svolgendo in questo momento nella nostra città è una campagna elettorale difficile. Sicuramente tra le persone candidate, per quello che mi riguarda, le conosco quasi tutte personalmente e sono, al di là della politica, tutte persone rispettabilissime. Io dico quasi, vabbè, ma io sono cattivo. Tu hai una tua vena particolare, però io direi che vedendoli all'esterno di quella all'esterno. Che è la vita politica, sono tutte bellissime persone. È chiaro che essere belle persone non basta per poter governare una città, bisogna avere delle capacità e delle conoscenze politico-amministrative che sicuramente non si possono generare in 90 giorni di campagna elettorale. Ci avessi fatto un pensierino a candidarti, fino al 10... di maggio c'è ancora tempo. Io penso che il rogo... Come potrei avere tempo pure io, attenti. E Abate, scherzo. Facciamo una doppietta, due sindaci, chissà, un uomo e una donna. Scherzo, continuiamo a fare Polifemo. E intanto Irene, un appello affinché, sapete, Polifemo va in onda oltre che su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, visibile in tutta la Puglia, in parte della Basilicata, va anche in onda sul canale 879 della piattaforma Sky, Viva l'Italia Channel. E quindi questa eleganza di questo BB Albergo La Manna è visibile in tutta Italia, in tutta Europa, nei paesi arabi e del Nord Africa. Quindi non so Irene, anche gli arabi, anche se è un po' pericoloso. In questo momento gli arabi li terrei a casa loro, però va bene così. Ci accontentiamo degli italiani e degli europei. Ci accontentiamoci. Ho vicino il mio specchio, qualche volta nel muovermi ho lottato un po'. Siamo attenti. Giustamente mi dicevi Irene, 7 anni di sfortuna nel caso dovesse di cadere. Però pensate, più di 10 anni di Stefano cosa ci può succedere? Ma al peggio non c'è mai fine però. Ma sarebbero 7 anni di guai, ne abbiamo avuti 10. Vabbè, un abbraccio al sindaco, era solo una battuta. Irene, grazie, ora ci immergiamo in questo talk show della politica. Buon proseguimento e buon lavoro. Grazie. Grazie. Bene, allora andiamo subito in medias res, partiamo subito dal dottor Tommy Lucarella, lui è segretario cittadino di Taranto del Partito Democratico. Buonasera Lucarella. A seguire una new entry, ma non è tanto new entry perché lo abbiamo già visto lanciato nell'impegno civico e sociale per Taranto, nonché, questo però è l'esordio diciamo politico, Tiziano Ricci sarà candidato infatti nella lista Baldassari.
a sostegno appunto della dottoressa Baldassari. Un'altra new entry per Polifemo, Giovanni Barbarinardo, lui è, faceva parte del PD, ora fa parte dell'area Laboratorio Democratico, che è a sostegno del candidato sindaco Piero Bitetti. Dulcis in fondo, last but not least, l'avvocatessa Vincenza Bozza, che è candidata al Comune di Taranto nella lista a sostegno di Pino Lessa. La coalizione di Pino Lessa è stata, come lui stesso ha annunciato la scorsa settimana, incontriamoci. E allora, partiamo subito da Lucarella, vediamo un po' come vanno le cose in casa PD. Melucci, il vostro candidato sindaco, Rinaldo Melucci, sta cercando faticosamente di riacquisire, di colmare quel gap che ha contraddistinto il PD, lacerato da mille scontri, però sembra che nel PD non tutti remino nella stessa direzione e qualche uccellaccio dice che si vorrebbe affossare Melucci, è vero? Ci sono gli uomini di buona volontà nel PD, per l'amor di Dio, e lei ne è uno di questi. Ho apprezzato un suo intervento su Facebook, sui social, in cui ha detto rimbocchiamoci le maniche, no? Però altri li vedo nel PD, anche nella segreteria provinciale, stranamente fermi o quasi. Sensazioni. Sì, è giusto una sensazione, come tu stavi dicendo. Alla fine questi sono i giorni in cui si stanno preparando le liste a sostegno di tutti i candidati. Penso che i presenti, insomma, stanno facendo ognuno nei propri ambiti le proprie valutazioni e stanno predisponendo le liste che poi saranno presentate intorno più o meno al 10 di maggio, per poi votare l'11 di giugno. Certo che ogni candidatura all'interno di ogni partito, possiamo dire che nell'agone politico, insomma, il Partito Democratico è comunque un partito abbastanza pesante, nel senso che tiene tante aree, tante sfaccettature, tante sensibilità, tante rappresentatività all'interno dell'area del Partito Democratico, per cui bisogna guardare a 360 gradi a tutto. Certo che le candidature poi vengono valutate dal punto di vista anche della loro disponibilità e della disponibilità che offrono rispetto a quello che sarà l'impegno civico futuro nell'amministrazione che dovrà subentrare dopo l'11 di giugno. Anzi, io direi che non è detto, cioè non ritengo che noi l'11 di giugno arriveremo ed eleggeremo il sindaco di Taranto. Io ritengo che arriveremo al 26 di giugno, perché ci sarà il ballottaggio, ed eleggeremo il sindaco di Taranto, perché nessuna forza politica in questo momento può raggiungere il 51%. Come tu hai detto, richiamando una frase che avevo messo, rimbocchiamoci le maniche. Io penso che tutto il nostro passato, se così può dirsi, per un attimo, anche per ciò che tu dicevi nella tua prefazione, cioè noi dobbiamo guardare ad una nuova visione della città. Non voglio dire che chi è che è stato prima di noi, prima di me, prima dei presenti qui con me nello studio, ha sbagliato qualcosa. Penso che dobbiamo iniziare a dare un nuovo corso, una nuova via, una nuova speranza alla città di Taranto. Il momento è un po' difficile, però tutti quanti guardano i presenti, per dire le rappresentanze politiche o dei movimenti che rappresentiamo e dei sindaci che rappresentiamo, perché attraverso loro vogliono vedere un nuovo modo di fare, cioè quello che tutti quanti voi, che tutti quanti noi più o meno rivendichiamo, cioè la città vista rispetto anche, se posso dirla così e chiudo, rispetto alla... Proprio per prendere una delle ultime cose che ho visto e che ci ha fatto onore e piacere vederle, cioè il premio internazionale sulla città vecchia. Questa è una cosa positiva. Ecco, partendo da questa cosa positiva che condivido con te e con i presenti, cioè partendo da quella cosa, noi dobbiamo vedere una nuova visione di città e offrire alla comunità tarantina un nuovo modo di fare sia politica ma sia amministrazione. A proposito di braccia, rimboccarsi le maniche, anche il segretario Costanzo Carrieri si sta rimboccando le maniche? Guarda, il segretario Costanzo... perché dicevano molti che lo vedevano, molti lo vorrebbero più impegnato. Senti, devo dare atto
scusa, nonostante quello che dice la gente, giustamente. No, alcuni proprio del partito. Alcuni che certamente del partito, ma che hanno tempo da perdere. Perché questi sono, vorrei dire, mi dispiace dire, sono dei codardi. Che quando codardi all'interno del partito, che quando vengono nelle riunioni, alla fin fine non dicono allora questa verità. Perché sono tutti quanti possono riconoscere. Però. Che più o meno, insomma, Costanzo Gatti dice più di qualche cosa. Stiamo registrando oggi che è mercoledì 11, mercoledì 19. 19, perdono. Chissà perché. Sto dicendo 11. No, 19 è un lapsus. No, è un lapsus freudiano. E dicevo, no, un motivo c'è perché ho pensato all'11, perché era la gara che abbiamo vinto col Barcellona. Vecchi ricordi. Vabbè, dicevo la Juve ovviamente, ma è una digressione fuori luogo. Stasera che fa la Juve? Stasera lo diciamo prima perché la trasmissione andrà in onda venerdì, ci qualifichiamo. Saremo tra le prime 4 d'Europa. Sono ottimista, poi chissà, venerdì magari succede il contrario e chissà. No, siamo tutti ottimisti. Vabbè. E dicevo, però ieri a martedì c'è stato questo incontro e pare che delle persone di spessore non fossero neanche presenti. Guarda, anche un onorevole ha detto, ma signori cari, qui molti si sono trovati eletti nel PD grazie ai voti del PD. Ieri è stato ora non è più così, è vero? Senti, gli uccellini dicono la verità. Senti, ti dico, chi ti viene a dire queste cose qui certamente non dice tutte le verità e ti prende in giro, perché certamente potrebbe venire, oppure se era presente poteva dirlo lui stesso. L'onorevole che ha fatto questa affermazione, noi avevamo allargato il coordinamento. Che l'onorevole Pelillo Michele da Taranto. L'onorevole che ha fatto questa affermazione. Sì, però devo dirti, guarda, ti voglio dire che la stessa affermazione l'ha fatta l'onorevole Ludovico Vico, bisognerebbe dire a chi è che te l'ha detto. Nel senso che dice, scusa, questo è un coordinamento allargato, come mai non ci sono presenti tutti quanti? Ma tutti quanti possono anche essere impegnati. Era stato invitato il vice sindaco Lucio Lonusce, che non fa parte del coordinamento, ma era impegnato per motivi di amministrazione. Sa fare le buche. Magari lo sa fare. E a prendersi lo tutti. Lo sa fare anche lui. Ora, no, diciamo che alla fin fine, se qualcuno dice che non era dice delle falsità, non è mio compito andare a giustificare. Però è vero questo fatto, vedi, ci sono dei ruffiani all'interno del. Io ieri sera ho detto che certamente certe cose le possono anche evitare. E poi di dire. Ci sono, come si dice a Taranto, le orecchie piccine, quelle che sentono e riferiscono. Sai una cosa così, che no? Ti potrei dire anche adesso nome e cognome di chi è che ti ha telefonato, ma non voglio evitare. Dicevo, a proposito di buche, a beneficio del bellissimo B&B Albergo La Manna, nei pressi proprio della chiesa, nella traversa, ci sono delle voragini. Quindi io penso che subito l'onorevole Lonucce, troppa grazia, il signor Lucio Lonucce, sentendo questo, verrà subito, Irene, stai tranquillo, verrà a colmare. Vicino alla chiesa è pieno di buche. Vabbè, è una battuta. Tiziano. Ecco, dice fuori campo Irene, il fatto che le buche siano siano nelle vicinanze del B&B Albergo La Manna, alla luce del rapporto idilliaco esistente tra Lonucce e Irene La Manna, le buche probabilmente diventeranno ancora più profonde. Scherzo, naturalmente. Tiziano Ricci, new entry, candidato con la lista Baldassari, un impegno, dicevo prima, civile, civico, sociale, che ora ha la sua la sua svolta in politica. Perché lei ha appena visto il nome di Baldassari, ha avuto modo di conoscerla, di sentirla, è rimasto folgorato, tra virgolette. Perché? Beh, una persona carismatica, mi ha colpito molto la personalità che c'ha, una persona che non appelli sulla lingua e dice quello che pensa. E soprattutto non si fa mettere, come altri, il guinzaglio al collo, quindi mi ha colpito questo di lei, la sua forza. Lei ha fatto parecchie battaglie in favore della città e della categoria, no? Sì. Lei, non dimentichiamolo, è il presidente della sezione alimentare e ristorazione di Casa Artigiani Taranto. Sì. Certamente il rapporto tra amministrazione comunale e attività e operatori
del commercio andrà certamente ridisegnato, ora è, avviene in maniera così quasi dilettantesca. Beh, assolutamente sì, in questi anni abbiamo avuto la totale assenza e l'amico qua Luccarella è stato anche troppo buono, ha detto che non dà colpa a nessuno, invece bisognerebbe darle, perché anche alcuni del PD sono stati molto accondiscendenti con l'amministrazione Stefano, che comunque si è commesso molti errori, fra cui la totale assenza nei confronti dei cittadini e dei commercianti, che comunque sia costituiscono probabilmente il 70% della città, della vita della città. Quindi io mi auguro personalmente, se non dovessero vincere la Baldassarri, che qualsiasi sindaco, qualsiasi amministrazione ci sia, crei un dialogo col cittadino e con i commercianti e con tutte le categorie, non solo i commercianti ovviamente, perché Taranto ha voglia di rinascere, ha voglia di vivere. Bene, Barba Linardo, Giovanni Barba Linardo, lui fa parte di LabDem, Laboratorio Democratico. Ti devo correggere, Luigi. Prego. Allora, io al momento faccio ancora parte del Partito Democratico. Certo. Faccio anche parte il suo segretario cittadino, assolutamente, però, per carità di Dio. Ci sono i fratelli divisi alla nascita. Poi avrò modo di dire. L'opzione, c'è stato un comunicato ufficiale, sì. I giovani del Partito Democratico, dimmi la dicitura precisa, giovani democratici. Ecco, benissimo, hanno ufficialmente si sono schierati a favore appunto di... No, allora io ho fatto un comunicato, ok, io personalmente ho fatto un comunicato in cui sostenevo apertamente che avrei appoggiato Piero Bitetti. I giovani democratici si sono riuniti in assemblea cittadina e dal momento che, come sappiamo tutti, c'è un grosso frazionamento nell'area del centro-sinistra di Taranto, proprio perché c'erano varie posizioni, chi su Bitetti, chi su Melucci, chi anche su Brandimarte, perché poi questo ovviamente è il risultato... Chi magari andrà su Capriulo e via dicendo. Anche su Capriulo, però in quel caso si parlava solamente di questi tre candidati. Ovviamente questo è il risultato di un'amministrazione di 10 anni con SDS, quindi con Stefano. Abbiamo deciso di autosospendere il simbolo dei giovani democratici. Cosa vi ha dato fastidio? Cioè, perché vi siete sentiti scavalcati e perché siete confluiti su Piero Bitetti? Allora, io parlo personalmente, io ho deciso di appoggiare Piero Bitetti, faccio prima un discorso sulla sua persona. A parte l'amicizia che comunque ci lega da tanto tempo, è sempre stato uno dei veramente pochi disponibili all'interno del Partito Democratico a dare spazio ai giovani. È stato sempre disponibile e al servizio dei cittadini. Non a caso, per farlo uscire pubblicamente in qualche iniziativa, ogni tanto lo tiriamo con la forza, perché a lui invece piace stare in mezzo alla gente, piace stare in mezzo alle persone. Chi abita nelle zone di Via Cesare Battisti, dove lui ha anche la macelleria, lo può vedere spesso. A lui piace molto stare al servizio del cittadino. Poi, parlando diciamo sotto una questione burocratica, il Partito Democratico, il mio partito, che io non rinnego, attenzione, io sono ancora e sono contento di far parte del Partito Democratico in quanto Partito Democratico, non sono contento di chi porta avanti il Partito Democratico di Taranto, non sono contento di questo. La segreteria? Non solo la segreteria, anche le cariche, anche alcune cariche istituzionali. Per esempio la gestione abbastanza autocratica dell'onorevole Pelillo, che impone... Luigi, questa è no, una... lo dico. Perché quando uno mi dice, prima è Baldacconi, questo è, dopodiché esce un altro nome, massimo rispetto sia per il collega Baldacconi sia per Melucci, ma sono dei nomi che sono stati calati dall'alto e che certamente non hanno avuto... Esattamente. Diciamo, questo è stato il motivo, questo è stato il motivo, sì, scatenante. Perché guardate, voi due, no? Voi due non avete partecipato alle riunioni. Io non potevo. No, ma siccome io con Giovanni ho una voglio mantenere la più grande stima
No, vabbè, ma stiamo parlando di un confronto politico. No, ma assolutamente. Benissimo che gode della mia stima. Siamo però, amici, cioè, rispetto, perché un ragazzo, assolutamente, un ragazzo che veramente, cioè, è uno di quelli che uscirà prima, certo, o poi, perché ci si impegna, sì, come tanti altri. Se noi tappiamo le ali ai ragazzi, come io tappo le ali ai miei figli, certo, non è giusto. No, vabbè, poi riprenderemo. Comunque, sì, voglio dire, vi siete sentiti grosso modo. Giusto quello che dice. Delle scelte che sono state calate. Sì, quello che hai detto tu, giustamente, che diciamo, sono state prese queste decisioni nel momento in cui erano usciti addirittura 4 nomi di possibili candidati sindaci dall'interno del Partito Democratico, che erano Bitetti, Azzaro, Lonoce e De Gregorio. E sono usciti questi 4 nomi. Dopo che questi 4 nomi sono usciti, chi di dovere non ha voluto prenderli in considerazione? Allora, prende il cilindro, ed estrae il coniglio. Mettiamola così, siamo coniglio partiti in senso metaforico. Sì, mettiamola così. Bandacconi non è un coniglio. No, ci mancherebbe, assolutamente. Io ho avuto il piacere di essere ospite a Studio 100 con il direttore Baldacconi, è sicuramente un'ottima persona, però ovviamente in un partito come il nostro, dove ci piace tanto dire che vogliamo svolgere le primarie durante le assemblee, invece dobbiamo prendere le decisioni insieme, questo in questo caso nella nostra città non è accaduto, quindi da qui parte la mia decisione, non quella dei Giovani Democratici, la mia decisione di appoggiare il candidato sindaco Piero Bitetti. Per conoscerci anche meglio, no? Perché ovviamente da casa gli amici vedono, sanno che voi siete rappresentanti politici. Tommy Lucarella, il dottor Tommy Lucarella, è anche un funzionario del Ministero della Difesa. Ricci, abbiamo detto, è il presidente della sezione alimentare di Casartigiani, quindi opera nel mondo della ristorazione. Studente, molto più modestamente facoltà di economia. A Taranto, è bello che non ci sia la fuga dei cervelli. Quanti anni Barbalinar? Non chiedo a loro, che sono ormai... A breve 23. A 23? A breve 23. Sembrava molto di più, è la barba. Grazie, forse. Sì, probabile. Io invece, 44, mal portati. Alle donne non si chiede l'età. L'avvocatessa Vincenza Vozza ha sentito queste diatribe, questi scontri all'interno del centro-sinistra. Lei è stata anche per un periodo assessore dell'amministrazione Stefano. Perché questa scelta autonoma su Pino Lessa? E il perché viene spiegato molto facilmente, in quanto proprio sentendo gli altri candidati al Consiglio Comunale io posso affermare che Pino Lessa rappresenta per me, e spero anche per i tarantini, l'esempio dell'uomo che vuole fare. Cioè, io ho sentito parlare di speranze, di parole. Io penso che sia arrivato il momento di dire basta alle speranze, basta alle parole, convertiamo le speranze, convertiamo le parole, convertiamo le idee in fatti, in realtà. Anche io, quando sono stata assessore con la Giunta Stefano, ho nutrito delle speranze. È stata la cultura e l'ambiente. Cultura, ambiente e personale. E ho nutrito delle speranze. Successivamente mi sono allontanata, come si è allontanato il mio gruppo che mi sosteneva, perché le speranze non si erano tradotte in fatti. Io credo che Pino Lessa, per la sua esperienza politica, ma soprattutto per ciò che ha fatto anche come privato, come direttore dell'ACI, sia non solo propositivo, ma possa riuscire effettivamente a far cambiare direzione a questa Taranto. Quindi una scelta, non le fa un po' paura la scelta, la corsa solitaria? Rispetto, stiamo ascoltando coalizioni, 8 nuove liste. Io credo che fondamentalmente, a prescindere dalla forza dei partiti che è indiscussa, ci sia in Pino Lessa una capacità, quella di saper incontrare gli altri, saperli ascoltare, saper cogliere ogni possibile idea e tradurla, come ho detto prima. E questa capacità di condividere insieme è importante, e i cittadini devono comprendere effettivamente che il candidato sindaco deve riassumere in sé questa capacità. Mentre parlavo,
ha fatto il giro del salone, la dottoressa Irene Lamanna. Irene, cosa ci volevi dire? Sì, io mi ricollego proprio a quello che diceva l'avvocato Vozza, ovvero la politica del fare, la politica che ci ha sempre contraddistinto in questi 10 anni che comunque siamo stati un po' fuori da quella che è la realtà amministrativa. Noi abbiamo continuato a lavorare per tutti questi anni. Parlo come associazione Taranto Turismo, che è stata da sempre sostenuta proprio dal candidato, dall'attuale candidato Lessa, all'epoca direttore dell'ACI, che ovviamente non ha mai perso occasione per promuovere il territorio nel punto dell'economia più importante, ovvero il turismo. Ecco, vedevamo delle immagini. Facendo una passeggiata su Alitalia, abbiamo trovato un giornale che parla dei 7 migliori quartieri delle metropoli più importanti. Tra le metropoli più importanti, cioè tra i quartieri più importanti, e c'è una nota. Devi il microfono, mantengo io. Sì, grazie. C'è una nota particolare sulla città vecchia di Taranto. Ecco, poi la regia ce la manderà in onda, proprio la pagina. Vi propongo poi la pagina. Questo cosa significa? Noi in questi anni abbiamo promosso su TV nazionali e internazionali dedicate ai viaggi, Marco Polo TV, format televisivi, abbiamo portato sul territorio importanti iniziative turistico e sportive a livello nazionale, cioè sportive importanti. Abbiamo riportato sport di un lignaggio differente, non che il calcio non lo sia, non me ne voglia abbate, no, però indubbiamente insomma, portare sul territorio gare nazionali di vela, di canoa, di canottaggio, che portano un incoming e una settorialità del turismo differente, accompagnata dalla cultura, come il format di Marco Polo, ma da tantissime altre iniziative svolte insieme all'epoca direttore dell'ACI, Giuseppe Lessa, oggi candidato sindaco, proprio perché la politica del fare ci dà i risultati di essere tra le sette metropoli con i 7 quartieri più importanti del territorio. Era una precisazione ovviamente dovuta, perché ripeto, se si tratta di promuovere il territorio, di far valere le nostre eccellenze, per far sì che Taranto non sia soltanto purtroppo la città dell'Ilva, con i velini dell'Ilva. Nella seconda parte della puntata avremo il nostro appuntamento ormai canonico, quello dell'angolo musicale con Franco Guitto. Franco Guitto ci farà sentire la sua voce accompagnata dalle note di una celebre canzone. È un momento sia per così spezzare le tensioni, ma grazie a Dio non ci sono tensioni, ma anche per rivivere un po' gli anni che furono, quella buona musica, non quel rumore che oggi c'è nelle discoteche, che rumore, ma io forse sarò antiquato. Quindi non cambiate, immagina che sono vintage, io ormai, vabbè, i miei gusti musicali però sono particolari, mi piace Gigi D'Alessio, mi non ridisce, mi piace Nimodà, mi piace Tiziano Ferro. Sarà Gigi D'Alessio. Sì, lo so, il firmacopia, lo so. E quindi dicevo, ma la buona musica ce la garantirà Franco, ora ce ne andiamo in pubblicità. Bene, rieccoci, dovrei dire in studio, no, presso il B&B e il B&B Albergo La Manna, sito a Taranto in via San Vito. L'offerta gastronomica che ci ha reso Irene La Manna, nel frattempo, nell'intervallo, si è arricchita di un nuovo piatto, di una pastiera napoletana tagliata a cubetti, e ha voluto fare Irene molto affettuosamente, in maniera molto premurosa, conoscendo il mio amore per Napoli. Peccato che la mia dieta a questo punto diventerà un qualcosa di remoto, di passato nel tempo. Va bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata e vi ricordo che alla fine di questa seconda parte ci sarà Franco Guitto con le sue doti musicali. E allora, Lucarella, ma questo centrosinistra, no? Che centrosinistra che si sta coagulando
intorno a Melucci fatica molto, perché diciamocelo, non c'è granché al momento, poi magari può darsi che sorgeranno altre liste. Però pensare, no, che c'è l'area di Bitetti, che storicamente viene dal PD, un uomo del PD. E poi pensiamo all'area SDS, e quindi a Brandimarte. Poi pensiamo a Capriulo, e potremmo pensare a mille rivoli e a mille spaccature. Penso all'area di Rifondazione che appoggia Franco Sebastio. Ma dico, questo centrosinistra, no? Io dico, non sarebbe stato opportuno, stessa cosa che ho detto per gli ambientalisti, chiudersi in una stanza prima delle elezioni, scannarsi, tra virgolette, in senso metaforico, però poi partorire un nome che fosse uno. Con certe, ecco, le primarie potevano essere questo collante, per tutti, magari delle primarie aperte alla città. Non è avvenuto. E quindi poi sono volati gli stracci. Diciamo che proprio per riprendere i discorsi precedenti, degli interventi precedenti, noi penso che, come tu dici, le primarie sarebbero state forse lo strumento che poi alla fin fine avrebbe risolto tutti i mali, no? Se mali possono essere considerati, che sussistevano, si nascondevano all'interno. Un metodo di risoluzione. Un metodo di risoluzione, un fine ultimo per poter divenire appunto la candidatura finale unica di tutto il centro-sinistra. Quando ci si è riuniti intorno al tavolo del centro-sinistra, non nelle stanze chiuse perché erano abbastanza aperte, ovviamente tutte le altre forze politiche, ad iniziare da tutti quelli che tu hai detto, SDS, lo stesso Lessa con i centristi, lo stesso Brandimarte, come stavamo dicendo, ma i socialisti stessi, anche il Partito Democratico ovviamente, e si sono presentati con una serie di candidati che il Partito Democratico che li metteva a disposizione della coalizione del centro-sinistra. Le primarie sarebbe state lo strumento, il fine ultimo, cioè tutto quello che vogliamo dire, per poter addivenire a quello che tu hai detto, cioè sediamoci intorno a un tavolo, scorniamoci, ma poi usciamo con una unica candidatura. La prima frase è stata, da parte degli altri, tutti quanti, non possiamo fare le primarie, perché ovviamente, chissà perché, nonostante il PD si presentava al tavolo del centro-sinistra. Ma proprio statutariamente le previde, tra l'altro. Il PD le previde. Infatti però, lei in una puntata qui disse, se ci sarà più di un candidato, giustissimo, guarda, quando tu proponi delle persone, di fronte, io lo dico poi, che adesso è passata la storia, quindi ognuno se n'è andato per i fatti propri, quando tu proponi 3-4 candidature al tavolo del centro-sinistra, è normale che poi alla fin fine questo Partito Democratico su 3-4 candidature si spalda, cioè non va in direzione tutte di uno, e invece gli altri hanno inteso che il Partito Democratico, con la sua grande forza, tra virgolette, che tiene all'interno dell'ambito nella città, poteva a un certo punto imprimere l'acceleratore e quindi far eleggere all'interno delle primarie, far eleggere uno dei propri candidati. E quindi SDS si è fatto fuori già dall'inizio dicendo che le primarie non le voleva. I centristi con Di Lessa hanno detto che non vedevano bene, dicevano, le primarie, perché chiaramente intendevano altre, perché tutti quanti dicevano, partivano da quel concetto, se ci candidiamo tutti quanti insieme, il PD con la sua forza ci sovrasterà. Cosa che sicuramente io personalmente non lo vedevo, perché quando, come dice Giovanni Barbadinato, quando ti presenti con 3-4 candidature al tavolo, che cosa vuoi fare? Cioè ti sei frantumato come partito, quindi hai 4 indirizzi diversi. Gli altri non l'hanno accettato e per cui siamo dovuti poi, ognuno di noi, c'è chi ha scelto una strada dall'inizio, ha detto Brandimarte, chi lo rappresentava, ha detto noi ce ne andiamo perché il nostro candidato è lui. Il gruppo del centro ha detto noi ce ne andiamo perché riteniamo di dover seguire la strada del candidato Lessa. Quindi siamo rimasti quelli che siamo rimasti. Senza che andiamo tanto lontano, la stessa cosa, fatte le debite. E gli ambientalisti. Ma vorrei dire che anche, guarda, se tu noti, cioè, anche il Movimento 5 Stelle ha avuto dei piccoli problemi. Nel senso piccoli? Che grandissimi. Chiaramente io non sono del movimento, qui non posso parlare di un movimento che non conosco. Una faida dei 5 Stelle che forse neanche nel PD. I loro problemi, perché anche loro hanno dovuto fare, non hanno trovato ancora la quadra rispetto ad un unico candidato. Ed inizialmente vi è stata una divisione tra due semitappe. Lì c'è stata nei 5 Stelle, secondo me, un'altra cosa, che si pensa, forse Rosa D'Amato e compagni pensavano di fare i furbi volendo annettere
i liberi e pensanti. Poi però Rosa D'Amato voleva suonare ed è stata suonata, nel senso che chiaramente i liberi e pensanti hanno detto: noi se stiamo qua dobbiamo contare, non è che dobbiamo fare tappezzeria. Ora è mercoledì e stiamo registrando, non so cosa accadrà fino a venerdì, nelle prossime ore sui 5 Stelle, però sta di fatto che questa è la situazione. Sta di fatto che le primarie saranno l'11 giugno. Tanto poi Grillo, quando ci sono le comunarie, viene eletto Pinco Pallini, dice non mi piace e ne prende un altro. Alla faccia della democrazia, eliminiamo queste comunarie. Mi auguro, per la città di Taranto che non sia così, perché allora, sennò, insomma, perdiamo Ricci, altro tempo. Andiamo ai programmi. Ricci eletto consigliere comunale, te lo auguro, come lo auguro agli altri amici qui presenti. Da dove iniziare a capovolgere il calzino, capovolgere la città, rigirare la città come un calzino? Bisogna fare tanto a Taranto. Io parlo del settore, non posso parlare di altri settori, ovviamente. Prima si parlava della politica del fare. Soprattutto, mi perdoni Ricci, cercare di far diventare Taranto, porre Taranto alla stregua di altre città che turisticamente, che hanno un loro peso. E quelle immagini che noi abbiamo visto sul giornale sono uno spunto importante. Sì, però... Lei ha girato, lei è stato negli Stati Uniti, sì. Ha avuto la forse infelice idea di ritornare a Taranto. Chi gliel'ha fatta fare? Vabbè, amore della famiglia e problemi vari. In ogni modo, prima si parlava anche della politica del fare, diceva l'avvocato giustamente. Io non mi permetterei mai di criticare il dottor Pino Lessa, perché è una bravissima persona, una bellissima persona che ho conosciuto. Però fare pubblicità, fare propaganda turistica quando a Taranto poi non ci sono le infrastrutture per accogliere i turisti, non c'è un'università, non c'è nulla di cosa stiamo parlando. Quindi serve una persona, ecco perché poi ho sposato la Baldassarri, l'idea della Baldassarri, perché comunque sia è una persona che già ha a che fare con le istituzioni e si pone in un altro modo, essendo anche direttrice di un carcere, a Taranto è un carcere di massima sicurezza, quindi non è un gioco, è una donna, né la direttrice, insomma... Lascia immaginare di che donna possa essere, di cosa possa essere dotata. In ogni modo, programmi, Taranto ha bisogno di tante cose. Turismo, ma questo aeroporto lo vogliamo aprire o non lo vogliamo aprire? Arrivano le navi da crociera, come li accogliamo, i turisti? E tante altre cose. Illegalità totale, la delinquenza che sta dilagando in maniera impressionante. Abusivismo in centro che... Non si contano neanche più a Forcella, di Napoli. Sì, vabbè, insomma, bisogna prima risolvere tante altre cose e poi fare tanti altri programmi, che ce ne sono. Ovviamente a Taranto ci sono tanti colleghi che hanno anche tante altre buone idee come le mie, che messe insieme si possono veramente creare delle meraviglie, valorizzare ciò che noi abbiamo, il mare, il territorio, le zone di Taranto, tante cose, ma possiamo dire quante ne vogliamo, ma serve qualcuno che riesca a parlare con le istituzioni e ci faccia avere ciò che ci meritiamo come città. Giovanni voleva dire qualcosa, ma ho visto che ha volevo alzato il dito. Replicare. Sì. Se io ho parlato di Pino Lessa, anzi, facciamo una cosa, le fa ora l'intervento, così è più immediato. Sì. Come politica del fare, è perché... Stiamo parlando di un direttore dell'Automobile Club, sede di Taranto, che quindi ha a che fare con le amministrazioni e gli enti, in primis. In secondo luogo stiamo parlando di una persona che ha esperienza politica, perché è stato già in consiglio comunale, e stiamo parlando di una persona che fa i fatti. Cioè, quell'articolo sui giornali, dato che abbiamo messo a confronto Pino Lessa con la Baldassarri, una persona che io stimo indubbiamente, ma stiamo parlando di politica reale. Cioè, una questione è essere dirigente, una questione è essere un politico, essere anche in un ambito amministrativo e curare degli interessi della città e della collettività mediante eventi, perché ricordiamoci che Pino Lessa non è che è stato soltanto un propositivo, ma è stato anche un fautore di eventi a Taranto. Allora, poi facciamo queste domande. Allora, se parliamo di programma dobbiamo dire quali sono i nostri punti del programma, non farci domande, è la delinquenza dilaga, è l'aeroporto lo vogliamo,
cosa facciamo noi per creare tutto ciò? Allora, io per la mia lista che appoggia il candidato Lessa posso dire che vogliamo spingere le attività commerciali, vogliamo anche aiutare e facilitare burocraticamente con uno snellimento delle pratiche proprio l'iniziativa imprenditoriale, ossia facilitare anche la possibilità della gente ad aprire nuove attività. In primis, in secondo luogo siamo per l'eliminazione totale dei cordoli e dei dossi che non hanno facilitato il traffico ma l'hanno bloccato, bloccando anche le attività commerciali che ne hanno risentito parecchio. Questi due punti. Ovviamente tra i nostri punti ci sarà anche quello fondamentale di una riduzione delle tasse, perché io che sono stata in amministrazione posso dire che bisogna partire da una ricognizione dei crediti che il comune ha, dei fitti, delle locazioni, dei deors, cioè vanno fatti alcuni passi importanti che chi è dentro, chi ha fatto parte di un'amministrazione comunale sa di poter gestire in futuro, e quindi Pino Lessa lo può fare. Barba Linardo, le aspettative dei giovani. È un giovane che ovviamente è stanco, no, di sentire parlare dei proclami. Ecco, Laboratorio Democratico, l'ABDEM. No, ripeto Luigi, cioè, stiamo insieme, però non sono un componente di Laboratorio Democratico, io mi occupo della campagna elettorale per Bitetti. Benissimo, allora, benissimo. Le prospettive, ecco, votare Bitetti, sposare il suo programma, quali prospettive riserva ai giovani rispetto agli altri candidati? Perché alla fin fine, poi diciamo, i programmi possono essere i più belli del mondo, però certo, si devono reggere sulle gambe degli uomini che li portano avanti, perché tutti vogliamo devono essere il paradiso terrestre. Anche uomini che li portano avanti. Ecco, allora, vediamo perché un giovane, nella fattispecie lei e altri del suo gruppo, sposano la linea di Piero Bitetti. Proprio con riferimento alle aspettative, alle problematiche, alle doglianze dei giovani. Parliamo di Taranto in una situazione penosa, cioè qui parliamoci chiaro, il giovane che va all'università, che non sta, quindi non studia a Taranto, non ritorna più a Taranto. Al 99% va a Bologna, Firenze, Torino, Milano, dove va, a Roma, e poi dopodiché cerca fortuna altrove. È difficile che ritorni a Taranto. Diverso è lo studente di Taranto che studia a Taranto, si laurea a Taranto e comunque rimane, come dire, radicato sia affettivamente sia magari proprio professionalmente sul territorio. Allora, io, come ho detto prima, con Peppiero è sempre stato molto disponibile, tra i più disponibili ad avallare quelle che sono le richieste della nostra generazione, e questo è stato appunto un punto, scusate il gioco di parole, fondamentale sullo sviluppo del programma per questa campagna elettorale per le amministrative. Sicuramente il tema centrale, alcuni temi centrali del programma sono università, perché Taranto, una città di 200.000 abitanti, non riesce ad avere una sua università, è sicuramente una cosa che alla mia generazione fa male, ma soprattutto l'università che noi abbiamo, che come sappiamo tutti è una succursale del polo di Bari, non funziona neanche come dovrebbe funzionare. Poi ci sono altri aspetti negativi, come il calo che ci fu qualche mese fa di iscrizioni a giurisprudenza, una città dove non si può scavare un buco a terra e che si trovano tre tombe, beni culturali non c'è più. Noi vogliamo l'avvocato ovviamente nella seconda parte poi. E noi vogliamo puntare molto sull'università, non per forza con il partire subito da un polo ionico, dal polo universitario di Taranto, ma partendo dal potenziare quello che noi abbiamo, per vedere ovviamente fino a dove si riesce ad arrivare. Capendo dove si riesce ad arrivare, poi si può vedere di iniziare a creare un progetto di polo ionico universitario. Aspetto che secondo me si collega con l'università e il turismo.
E il turismo, quindi per turismo parlo di tante cose, parlo di Città Vecchia, come ha detto l'amico Ricci, il commercio in centro, come tutti sappiamo, ma non solo, anche sulle zone di Via Cesare Battisti ci sono stati tanti problemi e il Consiglio Comunale da questi problemi è stato negli ultimi mesi dilaniato per la giusta rabbia dei commercianti. Quindi ripartire sicuramente una riqualificazione e una rieducazione del quartiere della Città Vecchia, poi posso parlare di porto. Adesso abbiamo la novità delle navi da crociere, quindi con i turisti che arrivano dalle navi da crociere noi dobbiamo essere, la città di Taranto deve essere in grado di poter mostrare una luce diversa da quella che ha adesso. Voleva dire, avvocato Vozza? Sì, allora, io volevo correggere... chiedo scusa. Però rapidamente, allora, quando ho ricevuto dal sindaco la delega come assessore alla cultura, pubblica istruzione e università, mi sono immediatamente attivata, grazie anche a Valerio Lessa, il consigliere comunale dell'UDC, e Salvatore Brisci, per riattivare quel colloquio proficuo con l'università, in quanto dal 2012-2013 era tutto fermo, cioè c'era un accordo di programma tra il comune, l'università, la provincia, e non era stato svincolato alcun fondo. C'erano 300.000 euro a disposizione, che il comune metteva a disposizione per l'università, e non era stato fatto nulla. Ora mi chiedo, il candidato sindaco Bitetti questa situazione la conosceva all'epoca, la conosce già? Quando io mi sono attivata siamo riusciti a siglare questo svincolo delle somme, e l'università ha ricevuto queste somme dal comune, almeno credo, poi sono andata via, ho cambiato assessorato, e sono state anche erogate delle borse di studio. Telegraficamente, perché molto rapidamente. Io ovviamente, avvocato, non ne faccio una colpa dell'istituzione. Sa cos'è? A Taranto manca la cultura di ciò che noi abbiamo. Mancando la cultura di ciò che noi abbiamo, la storia. Ma il vostro candidato sindaco sa perfettamente la storia, cioè quella situazione partire dalla nostra storia amministrativa. Ma io parlo sotto un punto di vista storico. È fondamentale sapere cosa è stato fatto fino a quel momento. Perché aspettare un altro assessore che possa porre in essere quell'accordo era molto lineare. Io non ne faccio una questione o una colpa delle istituzioni, sto dicendo semplicemente a Taranto manca la cultura di ciò che si ha. Il prossimo candidato sindaco deve essere in grado di inculcare la cultura di ciò che Taranto possiede. Ce lo auguriamo, chiunque sia. Assolutamente. Bene, come vedete ogni promessa si mantiene. Ho qui al mio fianco Franco Guitto, abbiamo annunciato la sua presenza, ormai una costante di Polifemo. Franco ci allieta con la sua musica, facendoci rivivere dei brani che fanno parte della nostra storia musicale. Franco, oltre a essere cantante, cantautore, direttore artistico, ricordiamo i suoi trascorsi al fianco di Zucchero, al fianco di Mattia Bazzar, al fianco di Riccardo Fogli e quant'altro. E allora Franco, intanto che idea ti sei fatto di questa bagarre politica? Intanto buonasera a tutti, saluto gli ospiti, trovo sempre con molta gioia il segretario Luccarello, abbiamo fatto una festa insieme 25 anni fa, passa il tempo. E che devo dire, le parole sono sempre anche belle, dare spazio, no? Agli parole, artisti tarantini, no? Sì, vabbè, questo è un fatto vecchio, insomma. Io nel mio piccolo 40 anni di carriera ho portato anche nel mio piccolo il nome di Taranto in diverse tournée con artisti che hai citato prima. E vabbè, come posso dire, il rapporto con Taranto è sempre stato difficile, perché è sempre successo questo, quando ci sono state le possibilità
dove quando ci sono stati i finanziamenti, hanno sempre preferito, no, quelli che venivano da fuori. Quando invece c'era da dare soltanto, diceva, vabbè, noi vi diamo gli spazi, voi vi diamo gli spazi e voi, e vabbè, gli musicisti e chi li paga. Cioè, questo è il discorso. Speriamo che il prossimo sindaco abbia una ottica andiamo un po' diversa. Al brano di stasera. Andiamo al brano di stasera, vai veloce. Vuoi no. Dicevo, le parole sono belle, speriamo che il sindaco che viene, quello che sarà, abbia buoni propositi, non solo nella musica, perché la musica è un settore sicuramente. E niente, io lo sai, propongo delle canzoni, ormai mi sono affezionato a te, sai, quando non posso venire alla tua trasmissione mi sento quasi in colpa. No, anche perché devo dire, l'ho fatto l'altra volta, lo faccio adesso, sei molto bravo e ritengo veramente Abate è un carattere difficile, sei difficile da digerire perché dici ma quello che pensi, insomma, non intendo cambiarmi e fai non bene a non cambiare. D'altronde la tua trasmissione che si chiama anche Senza Bavaglio, una cerca di mantenere, ricordiamolo, ecco. Grazie per l'assist Senza Bavaglio, che va in onda su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e Viva l'Italia Channel, canale 879 della piattaforma Sky, su appunto Viva l'Italia Channel, ogni giorno alle ore 14:45. Quindi. Allora, io propongo sempre delle canzoni che rimangono nel tempo, perché la musica oggi si brucia in giro di una settimana, un mese. Se andiamo a vedere, ci sono anche i tormentoni. No, se andiamo a vedere, però, sì, ma durano 3-4 mesi, non di più. Le canzoni invece che io vado a pescare sono canzoni che quest'estate, non perché sono antiche, sono canzoni che restano. Dicevo, la musica spagnola, Álvaro Soler, stasera ripropongo una canzone, una delle più belle secondo me, di Claudio Baglioni, che è Poster. Seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metrò, sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò. Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore del caffè ed un bambino che si tuffa dentro ad un bignè. Cancellato dall'umidità, un poster che qualcuno ha già scarabocchiato dice vieni in Tunisia, c'è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni di fuggire via, di andare lontano. Aperto sulla pagina dei film.
passata e quanta che ne passerà. E due ragazzi stretti stretti che si fan promesse per l'eternità. Un uomo si lamenta ad alta voce del governo e della polizia. E tu che intanto sogni ancora, sogni sempre, sogni di fuggire via, di andare lontano, lontano di andare. Fredda del metro. Bene, Franco, buon proseguimento. Ci hai fatto rivivere così. Faremo qualche concerto dal vivo, e poi l'estate si approssima. L'estate sta arrivando. Franco, ci annunci la pubblicità, anche perché dobbiamo dare un avviso agli amici, gli ospiti. Perfetto. Abbiamo sforato e dobbiamo, subito dopo la pubblicità, resettare. Da Luigi Abbate, pubblicità. Bene, eccoci, ultima parte di questa porzione di Polifemo dedicata al dibattito politico. Mi dicono dalla regia abbiamo 10 minuti, per cui dobbiamo chiaramente fare di necessità virtù e stringere i tempi. Siamo sempre qui nel BB Albergo La Manna, una struttura incantevole, e vedete le delizie che ci ha riservato la padrona di casa Irene La Manna. Vedete focaccine, parmigiana, olive, di tutto di più, peperoni, pastiera, tarallucci, formaggio, carciofi, aperitivi, chi più ne ha più ne metta. Manca l'onorevole Pelillo, meglio così, è una battuta. Non se ne voglia, per bere con noi, da solo magari. Vabbè, con voi sì, io me ne vado, è una battuta, scherziamo. Ci sono cose più importanti nella vita. Allora, un appello al voto, perché votare Melucci, ve lo chiedo 2 minuti ciascuno, e poi volevo un pensierino proprio sulla questione ambientale. Appello al voto, perché Rinaldo Melucci? Perché Rinaldo Melucci? Perché è una persona, se mi posso permettere, senza nulla togliere agli altri, che rispetto tantissimo, è una persona che proviene da un ambiente diverso, che chiaramente ha avuto il coraggio, nonostante la sua professione, che sappiamo tutti è un imprenditore del porto, e di cimentarsi in questa competizione elettorale che è difficilissima, proprio perché, come abbiamo detto, e più i miei colleghi qui presenti ne hanno parlato, è proprio colui che insieme ad altri è stato il fautore per poter portare le navi da Crociera a Taranto, e che giustamente dice Ricci, però una volta portate dobbiamo adesso tentare di fare delle politiche che siano di permanenza di queste navi qui. Questo è per quanto riguarda la candidatura di Melucci, che certamente sposa la diversità, più volte chiesta dagli altri. La questione ambientale, qui l'Ilva sta crollando letteralmente a pezzi, parlo strutturalmente. Siamo a 10 decreti, uno dietro l'altro, però qui i dati ambientali sono terrificanti.
la mortalità, si è, proprio gli studi, le rilevazioni parlano nel 2016 di un tasso di mortalità inspiegabile, proprio un incremento che evidentemente non accadrà per sfortuna, ma evidentemente per una situazione ambientale. Chiaramente un nome e il cognome, Ilva. Ilva non ha cognome, già è troppo che abbia un nome. Appunto. Io penso, vedi, lo dico proprio in pochissimi secondi, provengo da recentissimi, mi dispiace dire, morti per tumore, familiari, molto cari a me, per cui alla fine capisco questa situazione qui. Tra l'altro devo dire ancora di più che ho dei suoceri che vivono nel quartiere Tamburi e quindi conosco molto bene quella realtà perché la frequento ogni giorno. Hai ragione, noi dobbiamo dobbiamo imprimere un'accelerazione rispetto alle politiche ambientali, tentando di salvaguardare i posti di lavoro che ci stanno all'interno dell'Ilva. Però dobbiamo anche diversificare l'economia tarantina e rispetto a questa posizione qua non possiamo pretendere, però non possiamo sistemare 20.000 persone all'improvviso da un'altra parte, per cui io dico ambiente salubre, sistemazione dei posti di lavoro, quindi lavoro e salute. Tiziano Ricci, il suo sì a Tiziana Baldassari, l'ha già esposto. Stefania Baldassari. Stefania, cosa ho detto? Tiziana, vedo, ho fatto proprio una, un mix, una fusione. E poi la questione ambientale, parliamo di questa situazione ambientale. Cosa? Perché votare Stefania Baldassari? Poi lo vogliamo ridire? Ha già detto all'inizio perché votare, lo ridica tranquillamente le motivazioni perché scegliere la Baldassari. E poi dicevo la questione ambientale perché chiaramente, quando parliamo di turismo, di economia, l'Ilva oggi come oggi è un freno a mano tirato. Assolutamente sì. Allora, votare Stefania Baldassari perché? Perché è una persona che sta mettendo a rischio la sua carriera lavorativa a Taranto, proprio per amore della città, perché anche lei ha una figlia e anche lei ama Taranto follemente come noi. Perché una persona che già proviene da un ambiente lavorativo difficile, e Taranto non è una città facile da governare, e quindi serve una persona di carisma e una donna soprattutto con gli attributi come lo è lei, e quindi oltretutto è una persona aperta al dialogo con tutti, a differenza di altri che mettono dei muri. Discorso ambientale, io non sono del campo, purtroppo non posso dire nulla. Sicuramente, però vive i riflessi come imprenditore. Vivo i riflessi assolutamente. Sicuramente andrà risolto il discorso ambientale, andrà in ogni modo risolto, perché ormai è troppo tempo che si porta si è incancrenito, quindi ci sarà una svolta necessaria. Ovviamente bisogna, ripeto, come ha detto anche Lucarella, salvaguardare i posti di lavoro, quindi o c'è un'alternativa valida e qualcuno trova i soldi seri, non i soldi che parlano e volano, oppure bisogna risolvere un altro modo, però sicuramente si smuoverà, questo è poco ma sicuro. Barba Linardo. Parto quindi con la domanda identica per tutti, perché in questo caso Piero Bitetti, l'abbiamo già detto ma lo ribadisce. È la questione ambientale, perché voi siete molto vicini a Renzi, però alla fine l'Ilva sta crollando a pezzi e i dati sull'inquinamento vanificano questi sforzi tanto declamati e sbandierati. Allora, io ho scelto di portare avanti la candidatura di Piero Bitetti perché è sempre stata una persona disponibile, non con me ma nei confronti dei cittadini, come ho detto anche precedentemente. È un ragazzo di 40 anni e io credo che per fare un passo del genere, fare un passo per candidarsi a sindaco di una città come Taranto, ci vuole coraggio, perché Taranto non è una città facile da amministrare per tanti motivi, per tante problematiche che purtroppo abbiamo. Sicuramente la prima è quella ambientale, quindi io spero che il progetto di Piero Bitetti riesca ad andare in porto. Io ce la metterò tutta insieme a lui e alla nostra squadra. Per quanto riguarda la questione ambientale, come hai detto tu Luigi, io e anche altri ragazzi che stanno con noi siamo molto vicini ideologicamente, non solo a Renzi. Sicuramente Renzi con il suo governo è quello che poi ci saranno sicuramente visioni differenti, però per quanto ci riguarda
è quello che si è speso di più rispetto agli altri. Non a caso Renzi, da presidente del Consiglio a Taranto, è venuto 3 volte, ha preso molto a cuore la situazione, non una solo... volta si dice a Taranto, a scunnuta. Non era presidente però, nel senso che non era si è presidente, fatto, non era presidente non neanche segretario. Non era né presidente né segretario, è una persona come noi. Ma è venuto con la scorta? Non lo so, non c'ero io, francamente non lo no, so. Perché se no... Ah, ecco. Ti dico francamente, non lo so. Vabbè. Perché non c'ero. Però comunque sia, guarda, ti dico una cosa, qua metto da parte la politica, no, vabbè, ti parlo... No, qua metto da parte la politica, ti parlo proprio sotto una questione personale. Se ci fosse un'economia alternativa, un'economia su cui dici, vabbè dai, allora possiamo puntare su questo, possiamo creare una base solida per Taranto, io sarei forse uno tra i primi che ti dice. Penso che i presupposti ci siano, grazie. Assolutamente, a i presupposti mare, non ci sono i mezzi, purtroppo. Ci sono i presupposti, però non ci questo sono non i mezzi. Vuol dire che ci dobbiamo tenere il bubone. Assolutamente, quello sì. Ti dico, io sarei forse tra i primi che ti direbbe, va bene, chiudiamola, iniziamo a fare qualcosa per chiuderla, però purtroppo, come hai detto tu, i presupposti ci sono, non ci sono i mezzi, e perciò io sono per l'idea di mettere a norma l'IVA. Ma questo discorso di mettere a norma è un bel sogno nel cassetto. Va preso certo, con forza. Non bastano le letterine. Assolutamente, assolutamente. Con forza, e si può pretendere con ecco, allora, forza. Quindi, allora, ora, mi aggancio a questo. Sì, cosa, poi fa l'appello. Io ritengo che si può ambientalizzare l'ILVA, questo creerebbe posti di lavoro e la città e i tarantini hanno bisogno di posti di lavoro, come hanno diritto ad avere la salute, ad avere un futuro, perché tutti noi purtroppo siamo stati tristemente toccati da delle perdite per problemi di salute legati magari a questioni ambientali. Perché votare Pignolessa? Perché coniuga in sé esperienza, capacità e la capacità soprattutto di porre in essere dei fatti, delle azioni concrete. Bene. È tutto per questa parte, una puntata. Bene, è tutto per questo dibattito, siamo in piena campagna elettorale e allora ringraziamo il dottor Tommy Lucarella, segretario cittadino di Taranto del Partito Democratico. Lei sarà candidato, sarà della partita? Sì. Idem dicasi, seppure in un'altra lista, ovviamente nella lista Baldassari, parliamo di Tiziano Ricci, grazie. Grazie a te. E il nostro amico del PD, però che ha sposato Bitetti, in senso ovviamente politico, Barba Linardo. Grazie. Grazie per... non è candidato, mi dicono, no. però se mi consenti, non è polemico. No. Non esistono due PD. Esiste un solo PD e questo solo PD appoggia Rinaldo Menucci, può piacere o meno, è così. E quindi un cos'è un... Io sa benissimo del mio pensiero, il PD appoggia Rinaldo Menucci. Ecco, e quelli che non lo appoggiano che fanno, verranno espulsi? Non sono così mie. No, vabbè, tanto il PD va cambiato però, Luigi. Hai ragione, no, a lui lo condivido che il qualcosa PD va bisogna cambiato, cambiarlo, però Luigi. Non si può cambiarlo il PD, andando io a non giudico, io non giudico, per secondo me Melucci è una bravissima persona, no, questo me non... è una bravissima, sono sicuro di questo, anche perché con però... Piero, voglio dire, abbiamo fatto tanta strada però... insieme, tu sicuramente più di me, sì, però voglio dire, però, cari come signori, ho detto prima, rendetevi conto che divide e timpera. All'interno voi vi spennate e poi forse i 5 Stelle, se si presenteranno, può anche essere potrebbero, che tutti potrebbero e due, Bitetti e Melucci, certo. E quindi 5 Stelle si attaccano. Scusate, vabbè, non lo so. Ma non ci lo siamo so. Anche noi, ci sono anche no, noi. Siamo in pista, è vero. No. Ringraziamo, non ringraziamo, né a Stefania, né a... ringraziamo l'avvocato Vincenza Vozza in rappresentanza appunto del cartello Incontriamoci che fa capo a Pignolessa. Bene, è tutto per questa parte di Polifemo dedicata appunto al confronto, varie le proposte, ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro ci occuperemo del primo congresso provinciale USB Taranto, lavoro privato, l'emergenza
in ambito lavorativo, in ambito occupazionale, soprattutto nel privato, merita attenzione, e le nostre telecamere hanno voluto seguire i lavori di questo congresso. Ma ora ce ne andiamo in pubblicità.